Generalmente ti dico, il lago quando piove, quando c'è neve, appare molto più alto. Infatti si possono vedere proprio la riva a terra, generalmente non si vede. E adesso è proprio scarno, si vedono in centro, si vedono già pezzi di terra scoperti, mentre quando il lago è pieno, il fiume, che qui inizia la parte del fiume dopo il lago di Lecco, generalmente è molto più alto, il pontile è. L'acqua è praticamente sotto il pontile, poco sotto, per cui attualmente è molto molto scarno. In effetti l'altezza del lago così bassa io non mi ricordo mai di averlo visto. Anche quell'isolotto di sabbia che è comparso fino a qualche tempo fa non c'era. E quindi secondo me la situazione idrica diventerà estremamente pesante anche quest'estate. Quando non avremo poi probabilmente l'acqua da bere o sarà razionata, se le cose continuano così e il tempo non cambia. Penso che sia molto preoccupante, perché al di là di quello che è il discorso idrico, poi c'è il discorso agricolo, che anche quello sarà sicuramente pesante, perché con l'Adda così basso anche poi tutto i canali che irrigano i campi e che poi finiscono poi a sua volta in secca, e molto probabilmente mancherà l'acqua per l'agricoltura, oltre che per gli usi domestici normali. Già qualche anno, soprattutto l'anno scorso, quest'anno ancora di più, cioè l'anno scorso, adesso è marzo, così presto no, però era già basso anche Preoccupante? lì. Direi proprio di sì.